38 versetti Marco 6, 37 e 38. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti panni avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Passo parola al pastore. Carissimi, mi fa piacere essere qui di nuovo tra di voi. Era un po' di tempo, qualcuno mi ha detto, che non ci vedevamo. E in effetti è così. Mi riallaccio a quanto dicevo prima sui libri. I libri in genere, faccio un altro spot. E spesse volte, quando ci sono anniversari, compleanni, qualche cosa di particolare, non sappiamo cosa regalare a parenti, a amici. Ricordatevi che il regalo utile e intelligente è regalare un libro. D'accordo? E voi qui anche a Roma avete uno scrittore che si chiama Angelo Orsucci. Anche lui ha scritto diversi libri che sono adatti proprio per la lettura di chiunque. Chiunque può leggere questi libri senza rimanere offeso, senza rimanere sconvolto da messaggi che non sono particolarmente accoglienti. Sono messaggi che possono essere trasmessi a chiunque, quindi approfittiamo dei nostri libri e cerchiamo di farli conoscere, farli leggere ad amici e anche a giovani, perché sono libri anche per i giovani. Chiuso lo spot, veniamo al testo di oggi. Vorrei quest'oggi parlarvi dei Vangeli, come è mia abitudine, e leggeremo e analizzeremo questo episodio che è stato letto tanto brevemente nel capitolo 6 di Marco, quello che noi chiamiamo in genere la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. Lo rileggeremo e scopriremo forse che i Vangeli possono essere letti anche in un modo diverso da quello tradizionale al quale noi siamo abituati. E questo aiuta sia giovani che meno giovani ad approcciarsi, credo, ai Vangeli in un modo diverso. Perché a volte sento dire: ah vabbè, ma la Bibbia l'ho già letta, i Vangeli li conosco quasi a memoria, perché leggerli ancora? Dipende da come noi ci poniamo. Se ci poniamo in un modo diverso, noi possiamo scoprire nei Vangeli cose nuove. Fra l'altro, il libretto che vi ho fatto vedere prima, quello della Genesi secondo Giovanni, apre degli spiragli interessanti di come poter leggere i Vangeli e anche la Genesi in un modo diverso. Quindi cercheremo quest'oggi assieme di percorrere un cammino che spero ci aprirà il cuore e la mente. Prima di tutto dovremmo dire che i Vangeli non sono, strettamente parlando, la storia della vita di Gesù. Sono piuttosto la riflessione teologica degli autori e della comunità nascente che, utilizzando i fatti noti della vita di nostro Signore Gesù Cristo, trasmettono, raccontandoci quei fatti, trasmettono un messaggio che va oltre gli avvenimenti, oltre i fatti che ci sono raccontati, andando in profondità, rispondendo ai bisogni profondi dell'essere umano. Quindi, nel leggere i Vangeli, se riusciamo a scoprire questo, la nostra lettura e il nostro studio non sarà più superficiale, ma ci aiuterà ad andare oltre. Questa lettura,
che possiamo chiamare teologica, cioè che cerca di scoprire il messaggio, non è una prerogativa dei Vangeli, attenzione, non è solo dei Vangeli, ma può essere estesa a tutta la Bibbia, in modalità diverse, certo, dai primi capitoli della Genesi agli ultimi dell'Apocalisse. Per esempio, quando la Bibbia, sia nella Genesi che nell'Apocalisse, parla dell'albero della vita, dei frutti, delle foglie per la guarigione delle nazioni, tutto questo ha un messaggio, ha un valore, al di là del fatto in se stesso. E se noi scopriamo il valore, scopriamo l'essenziale. Oppure il fiume della vita che sgorga sotto il trono di Dio, è evidente il messaggio simbolico, no? La vita che sgorga da Dio, che fluisce all'umanità intera, ai redenti. E poi il numero delle porte, i materiali, le dimensioni della nuova Gerusalemme, eccetera. Sono tutti messaggi, sono tutti simboli che vogliono trasmetterci qualcosa. Potremmo parlare a lungo dei messaggi inerenti al racconto di Giobbe, per esempio, o a quello di Giona. Quanti messaggi ci sono dietro, al di là del raccontino che noi facciamo ai bambini, no? Al di là di quello, ma ci sono tantissimi messaggi che vanno recepiti per poter crescere. Bene, allora, ci avviciniamo al nostro testo, però dobbiamo ricordarci che nella Bibbia ci sono dei simboli. Per esempio, quando la Bibbia parla di cibo o di pane, spesso può voler dire che è un pane spirituale, che è ha un senso di alimento spirituale. Basta ricordarci del testo: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi la parola che procede dalla bocca di Dio è come del pane, perché sazia, perché ci dà quell'alimento importante per la nostra vita spirituale, oltre che materiale. Anche i numeri nella Bibbia hanno valore simbolico, lo sappiamo, il 3, il 4, il 7, il 12. Ma guarda caso, il numero 5 nel mondo ebraico simboleggia i cinque libri della Torah, i cinque libri del Pentateuco, i cinque libri di Mosè. Mentre, lo sappiamo, quando si parla di migliaia si parla di moltitudini, non vuol dire esattamente, no? 4.999 più 1 sono 5.000. Quando si parla di migliaia vuol dire moltitudini, vuol dire grandi numeri, come oggi noi diremmo milioni, no? O miliardi. Bene, detto questo, potremmo porci una domanda: e se Marco, che ha scritto questo episodio che è intitolato nelle nostre Bibbie la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, se Marco avesse utilizzato questo evento per parlare non di pane soltanto, di pane fisico da mangiare, ma avesse voluto parlarci della parola del Cristo, dell'insegnamento di Gesù, dell'annuncio del Vangelo che deve essere portato dai suoi discepoli all'umanità intera, quelle migliaia, milioni di persone che lo circondavano. Ci sorprenderebbe questa tecnica di Marco? Io non credo, perché lo stesso Giovanni, raccontando lo stesso episodio, e guarda caso nello stesso numero 6 del suo Vangelo, del capitolo 6, anche lui, raccontando lo stesso episodio, lo trascende, va oltre. Se voi leggete con attenzione il capitolo 6 di Giovanni, scoprirete che quell'incontro in mezzo alla natura e quel distribuire i pani a quella gente in realtà corrisponde
ad una santa cena. E se voi leggete ancora più accuratamente quel testo, voi scoprirete alla fine di quel capitolo che Gesù parla spesso di resurrezione, come se Giovanni volesse andare oltre quell'episodio e pensare al giorno in cui il Signore ritornerà dal cielo e con noi vivrà quella santa cena della quale i Vangeli ci parlano e che noi recitiamo ogni volta che prendiamo la santa cena. Quando dice, no, distribuisce il vino e poi dice il vino dell'alleanza che noi prenderemo di nuovo quando il Signore ritornerà. Quindi rileggete il Vangelo 6 di Giovanni e vedrete questo ampliarsi del messaggio di Giovanni. Fra l'altro lo trovate anche in quel libretto di cui vi parlavo prima. Quindi non ci sorprenderebbe se Marco, anche lui, avesse utilizzato quel testo per andare oltre l'evidenza dei piccoli fatti. E allora avviciniamoci al testo. Dopo che i discepoli sono stati inviati due a due per compiere la loro missione e tornano soddisfatti dal Signore raccontando tutto quello che hanno visto e che hanno potuto realizzare per la potenza del Signore, i discepoli si incontrano, sono stanchi, vogliono riposarsi e Gesù li porta in un luogo tranquillo proprio per riposarsi. Ma non riescono a farlo perché la folla li insegue, li segue, e cercano continuamente di stare a contatto col Signore. E allora Gesù ebbe compassione della folla che li seguiva ovunque. E il verso 34, possiamo leggerlo assieme, siamo a Marco capitolo 6, come sapete, e lui dice: Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione. Perché? Cosa dice il testo? Per quale ragione Gesù soffre, ha compassione di questo popolo? Perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro. Nel dire che erano come pecore senza pastore, non è una frasetta così semplice, banale. No, Gesù voleva dire che non riconosceva affatto l'autorità degli scribi, dei farisei, dei sacerdoti di quel tempo. Dice in realtà che tutte quelle categorie di religiosi del tempo erano zero, non erano dei pastori, non erano delle guide. Gesù vede che non ci sono guide in quella società. E quindi cosa fa? Si mise a insegnar loro la parola che ritorna, il pane che ritorna per essere di alimento per quella gente. Il popolo è senza guide e Gesù si propone come il buon pastore. Vi ricordate, no? Io sono il buon pastore. E nel capitolo 15 di Giovanni Gesù si identifica con il buon pastore del Salmo 23. Il Signore, come dice? È il mio pastore, nulla mi mancherà. E Gesù si identifica con quel pastore, quindi lancia un messaggio forte. Io, il Signore, siamo uno. Ma vabbè, questo lo sappiamo. Quindi, ma questo compito di essere pastori, di essere pescatori di uomini, non è solo compito del Signore, ma è compito anche di chi? Degli apostoli, dei discepoli, di tutti noi che siamo discepoli del Signore.
E allora, attenzione a ciò che accade. I discepoli intervengono a un certo momento, dopo che Gesù predica, parla, e dicono: Gesù, versetto 37, lasciali andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei dintorni, si comprino qualcosa da mangiare. Lasciali andare, che vadano a trovare alimento altrove. E Gesù interviene in un modo forte, in un modo drastico, versetto 37, e lui dice: no, no, non avete capito, gli dice, siete voi che dovete dar loro da mangiare, date loro voi da mangiare. È tempo di rottura con il Tempio di Gerusalemme. È tempo di sostituire i falsi maestri, i falsi pastori. Siete voi che dovete essere i pescatori di uomini, siete voi che dovete essere i pastori adesso del gregge. Non dovete mandarli in giro ad accogliere, a cercare del cibo altrove. Sarete voi ad essere questi pastori del gregge. È tempo di condividere il cibo spirituale del Maestro. I discepoli capiscono? Capiscono? No, i discepoli non capiscono assolutamente niente di quello che Gesù sta dicendo. Loro rispondono sempre al versetto 37: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e dar loro da mangiare? Dice: ma come possiamo? Non ce la possiamo fare. I discepoli non capiscono il senso delle parole di Gesù, e questo non ci sorprende. Era una cosa normale. I discepoli non capivano mai quello che Gesù diceva. Soltanto dopo la resurrezione, ma dopo che Gesù si è manifestato in mille modi, cominceranno a capire. Ma prima, tabula rasa diremmo. Vi ricordate quando i discepoli vanno a comprare i panini in quel villaggio samaritano, che poi ritornano e da lontano vedono Gesù che dialoga con una donna del posto, samaritana, e dicono: ma che fa Gesù? Ma come? Parla con una samaritana? Ma che è successo? Non capiscono. Poi quando arrivano vicino a Gesù, e Gesù dirà: ragazzi, aprite gli occhi, guardate, le messe sono già pronte per la mietitura. E loro si guardano intorno, vedono i campi, vedono il grano, dice: mancano ancora 2 o 3 mesi. Ma Gesù, ma che stai dicendo? Forse il sole a picco di mezzogiorno ha causato qualche problema. Ma che cosa vuol dire il Signore? E non vedevano che dal villaggio stava uscendo una folla di persone per ascoltare e per nutrirsi della parola del Signore. Vi ricordate questo episodio? Non capiscono, sono sempre legati al cibo materiale, sono sempre legati alle cose concrete, alla materia, non riescono ad andare oltre. Gli apostoli non sanno come rispondere ai bisogni della gente, ai veri bisogni spirituali del gregge. E dicono: ma come facciamo? Come possiamo dar da mangiare a tutta questa gente? E Gesù pone una domanda, versetto 38: quanti pani avete? Andate a vedere, verificate cosa avete da condividere.
su cosa è basata la vostra fede. Andate a analizzare la vostra conoscenza di Dio, a che punto sta. Andate a analizzare, andate a vedere quanti pani avete. E gli apostoli dicono che vanno a verificare, si accertarono e risposero: 5 pani. Anche 2 pesci, ma i 2 pesci, Gesù non chiede dei pesci, quello è un accessorio, sono i pani che contano, perché i pani rappresentano la parola di Dio, il messaggio del Signore. Gli apostoli hanno 5 pani, dicono. In realtà loro avevano i 5 libri di Mosè, la Torah, il Pentateuco, testi sui quali si fondava la fede e la religione ebraica. Tutto per loro era lì, era quello l'essenziale. Ma l'affermazione degli apostoli, quando dicono "ma cosa sono per migliaia di persone?", rivela che l'Evangelista e la Chiesa avevano capito che la Torah, i 5 libri di Mosè, non erano sufficienti a sfamare i bisogni profondi dell'umanità. Non basta la Torah a costruire il regno nuovo, per far conoscere il volto di Dio. Non basta la Torah, ci vuole dell'altro, è insufficiente. E allora Gesù, versetto 41, prende i pani, li alza, li benedice e li condivide con gli altri. E dice il racconto che tutti ne mangiarono e furono sazi. Gesù rilegge la Torah, prende in mano la Torah, la rilegge, la supera, la amplifica, la rende attuale e comprensibile non solo per una nazione specifica, per un popolo particolare, ma per l'umanità intera, per migliaia, per milioni, per miliardi di persone, diremmo oggi. E Gesù la passa ai discepoli perché anche loro la condividano con l'umanità. Il vino nuovo, ha detto Gesù, non può essere messo in otri vecchi. Perché? Perché? Perché esplodono, si rompono. Il messaggio di Cristo è dirompente. Non può essere introdotto nelle mentalità arcaiche, nelle tradizioni, e cercare di, vediamo di sistemare le cose, di adattare. Il messaggio di Cristo è dirompente, non si può mettere in vecchi otri, oppure non si può rammendare un vestito vecchio con un pezzetto di stoffa nuova, si romperà anche quella. Il messaggio di Cristo, il messaggio nuovo, è dirompente, è dinamite, rompe tutto ciò che è vecchio, ciò che è tradizione e che ormai è superato. Il Tempio di Gerusalemme per Gesù non andava soltanto purificato, come a volte le nostre Bibbie dicono, no? La purificazione del Tempio. Ma Gesù non voleva la purificazione del Tempio, Gesù voleva molto di più. Gesù era... aveva un messaggio dirompente anche riguardo a quello. Gesù invita al cambiamento radicale. Le sue parole sono macigni contro il Tempio e contro i sacerdoti. Vi ricordate? È già arrivato il tempo in cui si adorerà Dio come? In spirito e verità. Rispondendo alla Samaritana che parla dei vari tempi dell'epoca. E Gesù dice: tutto quello è roba vecchia, adesso si adorerà Dio in spirito e verità.
non c'è più bisogno del Tempio, di quei falsi maestri e pastori. Adesso ognuno diventerà santo.